Amici di Billiard Channel, benvenuti in diretta per la quarta prova della FIBIZ Challenge in diretta da Cerreto Guidi. Penso sia una prova tecnica questa di trasmissione. Perché dovremo parlare almeno 4, altri 4 minuti prima dell'inizio di questo incontro. Parliamo di questa bellissima manifestazione Gianluca in una cittadina medievale bellissima della, della Toscana, sì, Cerreto Guidi. Sì, sì, sì. sì. Cerreto Guidi è famosissima per il palio del cerro, non so se lo conosci, è un palio che si svolge nella cittadina nel mese di settembre, ha quattro contrade, se vuoi te le dico tutte. Palio del cerro, quindi Cerreto deriva da cerro. Sì, esatto. Che sarebbe? Non lo so, lo ignoro. Ah, ah perfetto! Cioè sai che le contrade, ma ignori che cos'è sì. il cielo? Però ah, il, il palio è bellissimo perché è fatto: non è un palio di cavalli. Non lo conosci proprio il palio mm. del Cedro, te lo giuro. Eh. Non è un palio di cavalli, come c'è cioè, a Fucecchio, a Siena e quant'altro. È un palio fatto eh, dagli abitanti che si iscrivono alla contrada, ci sono varie gare, vari giochi mm. e la contrada poi che ottiene il miglior punteggio vince il palio. Ma sono giochi, è eh, il lancio degli anelli, il tiro alla fune, la corsa sui troppoli, è bellissimo ah, il, tiro, il tiro con la balestra. Corsa sui troppoli quindi immagino i trampoli. I trampoli. Mm, no, sono dei mattoni e si corre su questi mattoni sono ah beh, tre mattoni devi mettere sempre il piede sul mattone beh, uh, i è pali, divertentissimo i pali in Toscana fanno parte penso del, del, della, della cultura, del, cultura sì. della, della, della cultura toscana devo nominare Gioco forza la giostra del Saracino d'Arezzo. Anche perché sennò no, non potrei rientrare in casa. Il famoso Palio d'Arezzo, come chiami? Mia moglie gli dice: Il Palio d'Arezzo ti brucia <ride> la giostra, come dice tua moglie, la giostra della, del Saracino che si corre due volte all'anno a giugno e a settembre: una poi, in, in diurno e una in serale. quindi poi... Uno dei tanti pali perché poi c'è anche Vabbè, a quello più, quello più famoso, chiaramente, eh, è il Palio, Palio di, di Siena, Siena no? che viene trasmesso anche in diretta Rai. Il palio di Fuscecchio è solo una piccola imitazione del paio di Siena. Beh, Fucecchio è, è un paese importantissimo perché ha da dato i Natali a Idro Montanelli. Idro è... è un campione olimpionico, non ha vinto la medaglia d'oro, però ha portato. Sono stati due eh, abitanti di Fucecchio che hanno ottenuto delle medaglie olimpioniche. uno è Alessandro Lambruschini, tre, nelle 3.000 siepi nel 1996. Eh, ad Atlanta, bah, era militare? <ride> eh? Era militare? No, più che altro è riuscito a, a entrare nel podio quando, quando la facevano da padrone e la fanno da tuttora da padrone i keniani. I keniani, <ride> I keniani hanno le, le dita dei piedi lunghe <ride> quanto le, le dita di una mano. E, e poi Buti, eh, Simone Buti, che è un giocatore di pallavolo e il capitano della nazionale a, a Rio de Janeiro, quando ha vinto la medaglia d'argento. Insomma dai questa volta con la pallavolo italiana insomma questa volta è contestuale, dicono che siamo un po' partigiani per la Toscana, ma visto che siamo in Toscana diciamo viva la Toscana. No. Dove... Fuscicchio è il centro del mondo, Sosso. Eh lo so, lo so, assolutamente. Poi è al tuo paese. E guarda un po' cosa ci fa vedere Bianchi. È fatta roba questo è il giro che diede il là a una delle rimonte più belle del della bella veramente è partita una roba eccezionale ad Alfredino qua capolavoro Fantastico di Alfredino, Alfredino. Fa... ma no da manicomio da manicomio questo tiro di, di Alfredino fa Rosso. Rosso solo! E, e chiudo! <ride> Rosso. Rosso solo! E chiudo! Ma no! Da manicomio, da manicomio questo tiro di, di Alfredino fa volo! Mamma mia, lì ci fece davvero emozionare, alle due di notte. era ah, da due di notte a Prima di presentarveli gli attori di questo, di questo incontro, beh, Massimo Alfredo l'avete visto, l'altro è Paolino Spadaro, un paolino mondiale, ricordate il podio per lui a Pistoia, ma prima di presentarvelo vi volevamo fare... Chiedere una cortesia, che è una cortesia importantissima per il nostro canale, è quello di: innanzitutto, di iscrivervi al canale, di eh, cliccare sulla campanella per essere informati. Ogni qualvolta sul canale di Bigliar Channel passano dei contenuti o iniziano le, le dirette, e di condividere questo filmato sui vostri social, Facebook, eh, Instagram e quant'altro perché. Perché ci date modo così facendo di far conoscere il biliardo anche a chi magari il biliardo lo conosce un po' meno? Siamo nell'era dei social, la condivisione è quella che fa diventare, può far diventare anche virale un filmato. Ad esempio il filmato che avete visto prima, La Grande Rimonta di Alfredo, è uno dei filmati che nel micro mondo biliardo sicuramente è diventato virale perché ha avuto tantissime tantissime visualizzazioni e poi rivisualizzazioni. E allora a che punto... Mirko? Questo è un, un incontro, scusami, valevole per a che punto siamo del tabellone? Quindi l'inizio della fase 2 siamo. I giocatori qualificati nella fase di ieri vanno ad incontrarsi contro i primi 16 del tabellone dei nazionali. Quindi 16 arrivano, 16 ci sono ad aspettare dei nazionali, i vincenti di questo incontro vanno a far compagnia. Quindi 16 che ne scaturiscono perché si tratta di un incontro soltanto, vanno poi ad accoppiarsi con il tabellone dei professionisti che avrà inizio nel primo pomeriggio. Agli ordini dell'arbitro Brunelli, se non sbaglio, penso di averlo, di averlo riconosciuto, ma eccolo lì: sì, l'arbitro Brunelli, il Mugellano, arbitro di comprovata esperienza, sono partiti i giocatori. Poi a breve vi daremo anche conto con la grafica dei risultati degli altri biliardi. Di risposta Spadaro dall'acchito di, di Massimo Alfredo, vediamo se cercherà l'ingresso per spingere la biglia bianca in fondo alla corta, quindi una candela, leggermente corto Spadaro perché nella sua intenzione era quella di trovare e ricavare subito una steola e magari mettere molta più distanza tra le biglie qualora non fosse riuscita a difendere con l'ausilio del pallino. Prima occasione per Massimo Alfredo su questo giro, un giro ad andare al centro del tavolo. Una buona conclusione anche se qui Alfredino con le polveri un po' bagnate rimane un po' corto. Ma più che Ed corto, è schizzato non ha fissato poco al centro, esatto. Più che corto, ha dato un filo una poco steccata colpo. un po' timida, da parte di la classica steccata a braccio freddo, invece che è... non è questa invece. Vediamo se riesce a scambiare dal rimpallo, 10 punti per per Spadaro. su nella sì, mio... prima raddrizzata, Paolo Spadaro in forma. Adesso non so dove, però ne ho vincitore proprio in mm, questi di una giorni. Gara, di una gara. Abbiamo visto su, sul suo profilo. Che ha condiviso un primo posto effettivamente non ce ne voglia ma non mi ricordo in che in che località però quando si fa un primo è sempre difficile in ogni dove quindi eh, complimenti certo. a, a Paolo ecco in tanti me la, me la fanno questa la domanda che giocatore ti piace particolarmente o quali sono i giocatori che ti piacciono particolarmente ecco uno questo signore perché è un giocatore di un'umiltà e, e di una bravura no, poi abbina, incredibile. Abbina. Io Paolo me lo ricordo, pensa tu, da seconda categoria, che poi già a quell'epoca non era seconda categoria quando l'ho conosciuto, si parla del 2006-2007: vinse una gara a Milano. Che di seconda è? Che, che è in asta di partenza, la stanno rifacendo Terrazzano. Ah, bella. Sì, allora Terrazzano di Rò. La gara che vinse a spadare, una gara nazionale riservata alle seconde e le terze categorie. Lui era uno straordinario era fuori una, quota, straordinario fuori quota. Vinse un, un considerevole numero di incontri, tutti 2 a 0. Si giocava 2 su 3 agli 80 all'italiana, e lo vedevi già che questo era, era proprio fuori categoria. Sì. Mi ricordo insomma, che parlavano benissimo di questo ragazzo e in effetti poi questo ragazzo è venuto fuori. Parlavamo di condivisione, ecco, se questa partita tra questi due signori è proprio una partita bella da condividere perché sono, se gli dovessi dare un, un aggettivo sono proprio due belle persone, perché sì. sono una bella immagine per il biliardo. Fredo è, è, la, è la classica. Se tu mi dici dimmi una brava persona, ecco io ti dico Massimo Alfredo, è fan, fantascientifico. Tanto tira giustamente su questo pallino Paolo Spadaro forte di un vantaggio abbastanza cospicuo. Pallino che lo porta a 25, fermo ancora 8 lo score del Campano. Traversino di prima intenzione, chiaramente sì. ehm, si chi gioca di prima aumentato di forza perché se no si arriva corti. Fa una garuffa larga. La palla, secondo me, sta studiando di ritornare un po' verso sotto il pallino. Beh, per forza ci vai, gioco forza sotto il pallino, ma devi aumentare la forza se non rimani corto. Esatto. Così vediamo se riesce a riquadrare in difesa. Bravissimo, perfetto. perfetto Massimo, perfetto. 8 punti, una steccata di assoluta qualità. Sì, perché la palla da quell'angolazione fa una garuffa larga, quindi bisogna cercare proprio di dare agio alla palla avversaria di risalire proprio in quella zona lì, sopra l'archito di pallino. Tutto perfetto per Alfredo. Allo spazio, addirittura tanto qua, sicuramente non deve entrare poco, perché deve evitare l'impatto col pallino da 3, eh, non gli piace. Spadaro... No ma ce l'ha eh Ad entrare troppo ce l'ha No Gianluca? Sì Però alla fine decide di eh. andare di una Non la vede Non, la non vede ce l'ha chiara, no. chiara Questa è corta Questa è partita corta E rimane Era sta corta Sì Ora è vero che quel pallino Comunque protegge ma... Sì, protegge ma non troppo eh, perché a protegge quel ma è bersaglio eh, perché prendere quel pallino non è per forza deleterio eh. intanto togliamo il mouse perché non riusciamo se non riusciamo a vedere i sottotitoli nel nostro Mirko, se puoi vedere. No, aspetta, aspetta. Okay, Avevo sbagliato io a non ingrandire al massimo lo schermo. Falli ripartire, che intanto guardiamo i punteggi sugli altri tavoli, Mirko. Allora, Biliardo 2, Rossano Rossetti contro Sebastiano Gargiulo, avanti il Marchigiano, 54 a 38, chiaramente siamo nel primo set. Rocco Summa contro Gianluca Porta, vanno i miei particolari complimenti a Gianluca, avanti 21 a 15 contro il giocatore Lucano Michele Cosci 1-0 su Biagio Esposito Riccardo Bellute e Rossano Torre sono praticamente appaiati a quota 20 Carmine Ianne contro Stefano Alasso avanti il torinese per 49 a 36 Massimo Di Mola e Natalino Scorza 53 a 55 per il calabrese Daniel Lopez e Camilo Gomez, questa è una sfida scoppiettante, 32 a 1. Lo sai a commentare questa partita poi? C'è da, cioè da impazzire, Lopez, Lopez, Lopez Gomez. Gomez impazzisci. Achille Mignolo avanti 38 a 24 contro Giuseppe Panzica, Paolo in se la vede contro Alberto Forestieri, bravo Alberto avanti 33 a 23. Alberto Putignano contro Dino Crepaldi, questo è uno scontro di cartello, e complimenti al mago per il suo percorso. Yuri Agnorelli e Salvatore Riondino si fanno un bel derby toscano. Alfredo Massimo, Paolo Spadaro, l'incontro che vi stiamo proponendo. Tommasino Capasso e Riccardo Barbini scontro tra ragazzi di un tempo, non più proprio ragazzi avanti Riccardo Barbini 34 a 25, bell'incontro però loro i capelli bianchi non ce l'hanno ancora non <ride> ci sono neanche vicini al capello bianco Traversino per Alfredo Massimo batterà di e mezzo. probabilmente addirittura di 4 la giocata sì, attorno, mi anche con l'aiuto con questo... l'aiuto del pallino, cerca... questo mi ricorda qualcosa. Faccio. La chiusura che hai tirato con Italo Ricci, mm -hmm. ma non ti ho sgridato tanto, non te ne ho no. dette tanto in due minuti prima di no, andare a Si anche tirare, <ride> però così non come io. Va bene, lasciamo stare. 27-26 regna l'equilibrio nella fase iniziale di questo set. Giro per Spadaro, un giro di schiacciata ad andare al centro e Paolo lo gioca molto bene, accompagna dolcemente la sua verso la sponda corta al centro. L'altra realizza 4 punti, tutto perfetto in questa conclusione. Di, di Spadaro che cerca di guadagnare un po' di vantaggio, 31 a 26 il parziale, impegnato invece in, questa, in questo disimpegno. Quale lunga sceglieresti? Sceglieresti il 2 a modi 3 o sceglieresti la garuffa a scappare? La seconda che hai detto. Per scelta, quando sono sotto l'acchito di pallino, gioco, gioco la smezzata di garuffa. Non la pensa così Alfredo che va di 2 a modi 3 È perché si muove. Adesso era protetto dal pallino e qui aveva senso. Non ci fosse stato il pallino, difendi solo ed esclusivamente se la infili nei birilli sul biliardo nuovo, sul biliardo battuto. Chiaramente la contraria fa uno striscio più largo. Quindi... Sì, sì, certo. Però, per, per scelta, per imposizione mentis, che mi ha imposto Massimo Caria, io dall'acchito del pallino verso il castello gioco due a modo di tre, dall'acchito del pallino sotto il castello gioco, gioco di taglio contro poco tanto tantissimo a seconda dell'angolo dell delle biglie ma un gioco di taglio contro. Di taglio contro chiaramente anche questa garuffa per Spadaro che si protegge anche lui con l'aiuto del pallino e trova una bella difesa, una steola ma molto vicino anche il, la difesa di, di Castello. Fatto sta che dovrà andare al volo Massimo Alfredo dalla lunga in basso vista dalla nostra bellissima telecamera diagonale questo è una, 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 un al volo discretamente semplice da affrontare. Si gioca aumentando leggermente l'effetto. Personalmente do questo tipo di battuta con un buon effetto, effetto che sta dando Alfredo e diminuisco leggermente la forza. Sono una parte un po', sì, un, un po marcia, però ha allungato bene il gioco. Questo sfaccio, chiaramente, Spadaro se lo deve più che guadagnare. Uno sfaccio di seconda per esportare: la chiave è questa forza, qua cioè la forza di dargli di, la corta opposta. Comunque, tutto quello che fa l'avversario se lo guadagna eh, e se lo deve guadagnare, qui. Paola ha tirato fuori un colpo di una qualità. Secondo me eccellente si sì, la tenuta bassa di forza. chiaramente Cercando eh. la scarsa proprio per evitare il rimpallo di seconda e terza, che era più che più che probabile, e qui credo che in questo caso invece scelga sempre la lunga di destra, però di taglio contro. Quindi la Garuffa. A meno che non decida. Di giocare questo sfaccio tra pallino e birilli. A me ci vuole il cane lupo per dire. Oh Se lo ricordi bene, non la tiri più. Ci ha fatto, guarda, ci ha, fatto, ha, fatto, il ha fatto lo scherzo. Alfredino, lo scherzo sì, secondo me l'ha fatto, fatto proprio per noi. Gli faccio credere che che tiro lo sfaccio e metto un po' di attesa. Qui sfumatura un po' fortunata, per, per Massimo buona la forza. Ora, anche se non ci fosse stato quel pallino. Buona la forza infatti, però lì come, come concetto stai sul pelo per entrare sì, sì, al massimo, no? certo. ti, tuteli, ti tuteli di più anche al netto di questa forza. Di candela, di, di smezzata. Spadaro, una buona divisione ancora per lui, bravissimo. Adesso si stanno, dopo un inizio, stanno badando. Che, eh. che il gioco è stato abbastanza aperto, adesso hanno abbassato entrambi i toni e quindi chiaramente ognuno dei due conosce le qualità di colpitura dell'altro e quindi giustamente... Si prendono dei rischi calcolati. Questo l'ho disegnato un po' stretta. Eh? Se batte lì. Non... Eh, infatti è disegnata come l'ha fatta, ma <ride> l'avevo vista perché mi sono preso 60-40 che fa 18, quindi sono andato proprio sul, sul sicuro dei diamanti, però avevo visto che era stretto. Giro per Spadaro che deve conservare al centro eh, qui una steccata un po' timida di, di spadario molto simile a quella che, che ha avuto Alfredino in apertura posso dirti mm. non è timida sono diversi gli stacchi allora la abbiamo sicuramente <ride> posso dirti? mi sembrava il gibe il Gibe, <ride> è grande e sicuramente abbiamo tessuto lodi sui panni perché hanno delle caratteristiche di mh, di tenuta della traiettoria mh, intanto scusami bravo. Alfredino tira fuori una bella conclusione di prima vediamo se andrà anche a fare palino con un po di rientro è perfetta questa bravo, conclusione bravo, di Alfredino bravissimo. 13 e hanno una tenuta di traiettoria in indubbia cioè, si è vista ormai l'abbiamo vista a San Vincenzo l'abbiamo vista anche a Gallipoli e quant'altro eh, hanno necessitano di un colpo maggiore cioè la palla tra virgolette schizza un filo di meno quando, eh, quando la colpisci di colpo sotto. Quindi o ti adatti con la steccata o bisogna rifare, tra virgolette, la taratura delle, delle stecche, del settaggio delle stecche, proprio per avere una, una diversa reattività, perché è un, è un errore, un'imperfezione un che ho fatto e visto fare con uh, discreta frequenza e soprattutto adesso dove nel desale gioco forza abbiamo ancora un po' di promiscuità tra i due eh, panni. Non è, non è semplice. tanto Vedi va. la differenza, no ma più che altro vedi la differenza perché... no, vedi la differenza ma il settaggio delle stecche secondo me andrà fatto poi quando se ci sarà una, un certo monopolio di, di questi panni su tutti i tavoli. Sì cioè, quando ci sì. sarà un passaggio un, un passaggio più massiccio mm. a solo questo panno o la maggior parte per questo panno allora ci sarà da fare delle correzioni però che tipo sense. di correzioni faresti? eh qua c'è cioè, da con, con Matteo guarda ho avuto modo l'onore la fortuna di parlare tanto di questa cosa delle, delle stecche anche nell'ultima prova e secondo me bisogna serve più velocità quindi sicuramente bisogna alleggerire qualcosina la stecca bisogna capire no, non tanto dove spostare cioè come variare il peso ma dove spostare il peso proprio fisicamente però io sto facendo delle, sto facendo delle prove per la forza per l'aumento della forza mi sono andato leggermente più avanti con i pesi però sono, ripeto sono, sono prove che sto facendo e qui un po' impreciso su questa raddrizzata per, per spadare eh, ricava Fortunosamente il pallino da quarto, certo non è stato fortunoso per lui il termine delle biglie perché lascia un comodo fisso ad Alfredino che qua si sosterrà anche a pallino. Lo vedo caricare tanto, bisogna vedere con che forza, e quindi la vuole raddoppiare, cerca di ricavare un eh, un'americana con sì. l'avversaria, 10 punti in totale. Sì, qua il pallino non lo voleva, non lo voleva lasciare perché comunque un 10 che lo porta in chiusura lo porta a eh, 49. Sai, potenzialmente poteva essere anche un 12 o un 14, quindi giustamente il tiro che ti fa andare forse nell'ultima vasca era importante realizzarlo a pieno, però chiaramente era facile perdere un po' il controllo oppure ti affidavi a tre biglie che corrono, insomma Esce. tre biglie da sistemare, è già difficile sistemarne due, figuriamoci tre. Va di calcio. Figlio. Eh sì, giro nelle giornate a correggere, ha paura di, di perdere il controllo probabilmente. E Spadaro fa un capolavoro di sponda, solo due punti però per lui. Ne avrebbe meritati addirittura forse qualche duno in più, sicuramente minimo 4 2 che lo portano a 43. Guarda bello il girone a fare la carrozzina con tutte e due le biglie. Eh sì. Il colpo in testa. Il eh, colpo in testa, la tua fa il giro e quella del girone. Bellissimo. Sì, è un po' presto per farlo. Eh? <ride> Alle 9.30 la mattina <ride> non è facile fare quel tiro lì, eh. Magari dopo che giochi da tre ore forse eh. sai, per me le 9.30 è storicamente un'ora di biliardo. Eh? io Alle 9.30 spesso ho già la stecca in mano a me io adoro giocare la mattina infatti. Eh, invece io sono col telefono in mano alle 9.30. Vabbè, ah dettagli, eh? stai a guardare il Eh certo, Palino da tre Realizzato da Alfredo. La risposta Bravo, su Paolo. questo angolo di, di Spadaro 8 punti e si va praticamente a braccetto recupero di Spadaro parziale 52 a 51 8 a chiudere per Massimo Alfredo su questa garuffa, Beh, qui. Bisogna semplicemente stare regolari nella forza. Cioè pensare qual è il, la, il pensiero che devi fare è quello di non sbagliare la forza, c'è un paracadute perché comunque il, il giro è protetto dal pallino che non è poco nel caso tu rimanessi corto, sì, ma non ti puoi chiaramente affidare. Beh, certo, ho detto infatti che c'è un paracadute. No? E qui passa sul birillo della Goriziana e Tra l'altro, mi sa che non ha neanche coperto. Vediamo è... con lo Strator, mm, credo proprio che abbia a disposizione la chiusura. La se, porzione se sembra, la vede tutta, sì, sembra che la porzione ci sia. Qui ho, ho dato quella di una, di una smezzata di seconda. 9 a chiudere per Spadario, e eh, qui la indurisce troppo. Vediamo se salta dal rimpallo buon per lui che la bidia gialla si lega a Sponda e molto probabilmente toglie la possibilità di chiusura a Massimo Alfredo questa è la classica porzione che prendi quando pensi di non vederla tutta, la indurisci per recuperarla qualora tu intercettassi la palla scarsa, e la invece la in vedevi no. e la impali dritta e qui pallino da 4 Gianluca Qua un bigliano, sì, che rientra c'è anche il tiro. Eh. Sì, sì, il cucchiaio? Secondo me ci tira il colpi in testa. Perché può fare il pallino dalla, di corta lunga. Se no la riccia troppo. Infatti lui ha tirato esattamente quello che ti ho detto. E non realizza il pallino neanche di rimpallo. Non so, il pallino da 4 non c'era. Eh? Mm. Di tutto effetto a destra, arrivarci piano a portare sì, la spada. Sì, ho capito. Alla... No, no, poteva anche esserci. Non era semplice, sai. Alfredo ha delle grandi doti di colpitura e di queste doti si fida. Ligio alla, alla, al detto, la chiusura si tira sempre, ha rischiato la chiusura. Fino alla palla al 15, soprattutto se il biliardo rientra non è poi totalmente improbabile. Anzi, Un pallino da 3. Ma sei sicuro? Ma. No, sta puntando la più grosso. Batte, batte giro. Se giustamente stessa cosa, tiri per la chiusura 4 per Spadaro che si mette a 55. E trova una buona difesa diagonale. Vediamo se vede una porzione di bilia. Perché, una per andare a tre, a scappare. Forse potrebbe anche realizzare il pallino a tre, o perlomeno finirci dietro. Non tanto Beh, realizzarlo. Sì, così no, sono stato anche abbastanza generoso eh, con il passaggio. Quindi vuol dire che così vede mezza palla. Questa è mezza palla andiamo dalla diagonale perché voglio vedere dove punta se, se ce la facciamo a percepirlo Sì, secondo sì. me tira al 3 Però non, non ma andava dall'alto con sta, lo strato Mirko? non sta dando tanto effetto, perché quell'effetto lì? non è che ti porta verso l'impallo no, un goccio, lì. no dipende quanto ne scarica, ah poi non gliela ha dato eh, 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 no, no, eh, no, se cioè, volevi scappare, Dovevi scappare di là. Ti eh. torna? Sì, 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 sì. Quello che era, ti agevolava era, di, era. Di, di, per evitare il rimpallo eh, è cioè non rischiarlo. Quindi, tutto l'effetto a destra, la, la gialla poi eh, va verso il pallino. Eh, ma lì mira, no, non ce la fai a farla girare. Allora, tiri la steola sulla lunga. Sì, giri, tiri non... la steola sulla lunga. Certo, ne giochi una, non importa giocarne due. Sì, la tua va, va nell'angolo. Eh, la, la tua va dove va. Insomma, io penso... se gliene dai di più, va più verso la buca, se gliene dai di meno va verso il centro, no? Io il contrario, se dai più effetto, vai verso il centro, se ne dai meno, vai, vai, ti metti in buca, ma, ma non è. lui provo. Io dicevo a fare un angolo largo. Non ce la fai mica a fare l'angolo largo, arrivi così, arrivando così frontale, no. Lui probabilmente... Anzi, ah, dicevi la buca. La buca, sì, eh, batti la non, non l'altra la, buca, la cioè buca. La buca da la, a parificare, sì, sì. sì. A parificare. Ah, ecco. Io secondo me la perplessità che, che abbraccio anche è il fatto della mira a quel punto lì, perché sei distante, magari scomodo. Eh sì, sì. Dove sì. miri? Sì, sì. <ride> no, E qua è il tutto per tutto, per... ce l'ha forte dalla corta si sì, si sì. no gioca a bricollo va, va di parabola ah. gioca a bricolla. tanto ha realizzato il pallino da 3, spadaro spadare si mette a 58 e alfredino va di bricolla spinge la verso il pallino che bravo è eh, una bella uscita di Alfred bravo una bella uscita, se la deve guadagnare la chiusura, Spadaro. Su questa garuffa, manca un solo birillo, ma non è tutto calcolabile, soprattutto la presa di palla dopo la garuffa. Per poco si può anche passarci vicino, ma wow. la centra wow. perfettamente. Spadaro realizza 6 punti e fa suo il primo set già un set molto emozionante pubblicità per noi Paolo Spadaro un bel set tra questi due giocatori ricordiamo che uh, questo incontro si gioca ancora al meglio dei 3 set su 5 a partire dai prossimi incontri si passerà a 4 su 7 sì. quindi partite più lunghe quando quindi... entrano i professionisti in campo allungheremo si allungheranno le partite Due a modi tre per Massimo Alfredo, aiuto. Quindi passa dietro, brutto errore per il Campano, palla in mano per, per Spadaro. Eh, questo è un, uh, un sì. errore strano in partenza per, uh, per Alfredo. Anche Paolo, qua si è messo un filo troppo dentro con la sua. Sì, buon per Alfredo che sfrutta solamente in parte, anche se chiaramente è passato in mezzo a cento all'ora, eh? mm. Era più ragionevole pensare che marcasse almeno 8 ah, anziché sì. 4. A parte che un... ci sta, ha proprio giocato ad andare di lunga a 10. Corto gli ha dato probabilmente. Ha dato un po' noia la perdita del, del primo set ad Alfredo. i centri delle biglie guardano guardano un pezzettino di corta ma proprio poco poco a eh. chi ha sforzato il giro paolo ma chi era partito se... ieri un mezzo colpo a tutto biliardo. te lo ricordo uh, peppino consagno a beppe consagno mamma mia <ride> un giro da delirio ieri eh, qua poteva tenere anche giri bassi su un passaggio difensivo, è eh. vero, è facile dirlo dopo, però era abbastanza complicato questo giro. Eh. Che la distanza tra le biri era... era importante, poi non è che ci fosse un grande spazio di manovra. Eh. No, decisamente no. Un punteggio di 10 a 0, forse Paolo effettivamente poteva... Anche abbassare i toni perché ha lasciato poi questo traversino comodo e adesso si guadagna un altro tiro. Alfredino che era partito con un po' di difficoltà in questo set, con eh, un lascio palla al primo tiro, a giro ad andare avanti. Per Alfredo, Ma sappiamo se poi Alfre Alfredo parte, <ride> è difficile arginarlo. Eh. Insomma, Trento. Ci ha, ha dato più di qualche indicazione. Arringaruffare, ah, Qui l'ha intercettata solo leggermente Grossi. grossa. E qui ci vuole la, la barda sì, spaziale. Qui ci vuole la scala. <ride> qui ci vuole il rest, socio. Eh? che oggettino che ho comprato eh? <ride> si è comprato il rest da il De... rest è tascabile eh, io mi dovrei mettere a fare un po' d'allenamento guarda che è bellissimo ecco una delle poche <ride> l'ultima volta che sono stato al biliardo. ho fatto 100 tiri con il rastrello è fantastico okay. io ci aveva preso là... quasi il vizio a passare in mezzo ma Paolo con la lunga? Eh, eh così facile, eh? visto? Tre passate e un quarto di rientro. Bella questa lunga di bassa, eh? eh? <ride> Mica male. <ride> che steccata che No, stavo ragionando, eh? che steccata gli è partita con Lato, la lunga. tu guarda, insieme a Sandro, abbiamo rivisto tutti gli stecconi. I coietti degli stecconi. Eh, perché qua accanto da dove trasmettiamo c'è la saletta del tornio. Ora chiaramente lo steccone non l'abbiamo messo sul tornio, però il corridoio a non... allungare e a montare i foglietti su, su tutte le stecche, sugli stecconi e le mezze stecche, Sandro poi è un preciso, sì. <ride> preciso anche sugli stecconi. Sandro lavora al tornio come ci sembra nato ecco attorno. quella cosa lì è una cosa intanto ci sembra attorno. nato Antonio Sandro è una cosa che voglio imparare Devo... no tu non puoi imparare quella roba lì perché ci vuole troppa monolità troppa pazienza te in quel caso lì non puoi circolare social non ti incominciare neanche a, a mettere proprio. ti stupirà no no da letto allora. non fa per te social eh. ricordatevi eh, i nostri amici si segneranno questa cosa e ti stupirò giro bello questo a ingaruffare sfruttando la, la posizione, posizione del, del pallino. pallino bravissimo bravo Paolo 8 punti di assoluta qualità potenza e controllo per Spadaro e guadagna un po' di vantaggio in questo secondo set 17 punti di vantaggio 26 a 9 il parziale Vede una porzione di biglia, però non so se gli basta per eh, ricavare qualcosa. Secondo me va, va, va sulla biglia di prima, ma Bruttosto è dura. Fare, il, eh, può fare, il disastro. fare lo sfaccio è dura non è neanche bella. Non è neanche bella di sponda, tra l'altro. Che tirarla di sponda lì al 30, si può, da 70, dal, dal 70 si può anche pensare di sfruttare col pallino lì ma di tre sponde di calcio no Io non andrei di qua, mi sembra, sì, è vero che puoi creare puoi ritornare le... a pallino anche, sì, a tornare è... indietro vieni giro e pallino da quattro, eh? poi ti svegli tutto sudato là, eh, è stato anche un po' sfortunato sì. eh? perché il pallino stava andando dentro. È arrivata l'altra, si sono toccate in prossimità del castello, ma con un po' di fortuna fai esplodere il eh, castello, sì. faccela vedere a replay poi effettivamente non era semplice non fare neanche un birillo con due biglie che stanno andando verso il castello e si ritrovano eh. e qui Paolo un piccolo errore ha preso ad angolo ha calciato sì. eh, insomma, con un po di fortuna eh. arrivano e esplode tutto eh. sì, o perlomeno una delle due va dentro sì. è molto più facile che, che ci andasse la gialla però ecco mh. Peccato perché aveva aveva, era riuscito a rompere una situazione che, che era complicata. E, e bravo, Massimo. Molto preciso su questa bricolla. Massimo, 4 punti. No, stavo pensando di surregolare col pallino lì. Effettivamente, il trasponde di calcio non era. cioè, quando ti sei tutelato a non prenderla stretta. Ma secondo me ha fatto bene a tirare quello perché il 4, bene o male, a meno che non tu prenda un abbaglio, però è difficile prendere l'abbaglio su quella battuta, eh? bisogna sbagliarla di tanto, o oh, sì, oh, gli devi dare colpo, quindi cambi, gli cambi tanto gli la cambi direzione. Tanto. Eh? Sì, però la bevuta non credo. Cioè aveva no, la bevuta, no, no, aveva no, la ma non parlo, no. Ma ah. non parlo di bevuta, parlo di biglie sparpagliate di tre sponde. Mi sembrava di percepire che quando non sei stato sulla sfretta. comunque se entri meno, viene fuori l'angolo: cioè, viene fuori l'angolo o il giro Se entri un po' di più, puoi fare il girone, e se entri un po' di meno, puoi fare il giro. Sviluppi ce ne sono cioè, sicuramente. Guarda, capito? che bravo. bravo! E diciamo con questo tiro che. Hai quasi, non dico garantito per forza Ma quasi garantito un pallino da 4 Secondo me ha fatto bene a tirarlo Cioè, è vero che di 3 Hai garantito il pallino Se giochi il 3 hai garantito il pallino di 3 Sì, è vero Però gli sviluppi No, battere forse sul pallino E difendere Lo puoi buttare dentro ai birilli Sì, vabbè eh. chiaro oh. che di qua Se prendi una palla grossa Andiamo ai parziali degli altri biliardi: biliardo 2 Rossetti avanti 2 0 contro Gargiulo, Rocco Summa avanti 1 0 contro Gianluca Porta, 2 0 di Cosci su Biagio Esposito, buono. Ha preso prima la gialla eh? Sì, sì. Eh, Riccardo belluta avanti 1 0 contro Rossano Torre, eh, Carmine Ianne è, è in parità 1 1 contro Stefano Alasso. Massimo di Mola è avanti 2-0 contro Natalino Scorza. Eh, bella partita questa e Lopez è in parità 1-1 contro Gomez, non mi scorderò mai il commento che ho fatto a Torino fra questi due. Alla bella alla settima partita, Ti vorrei ricordare che si è, si è commentato anche una volta Martinelli Martinotti al mondiale sì, del giusto. Ok. Filia in inizierà tra poco a giocare contro Sicignano. Paolo Infortuna sotto 1-0 contro Alberto Forestieri e Alberto Putignano è sotto 1-0 contro Dino Crepaldi, ma è in dirittura d'arrivo del secondo set. Yuri Norelli è sotto 1-0 situazione analoga contro Salvatore Riondino, ma è avanti di gran lunga nel secondo set. E poi il biliardo 14, il nostro Biliardo televisivo, il biliardo 15 che sarebbe il biliardo 7, vede impegnati Tommaso Capasso contro Barbini. C'è stata una sostituzione per la rottura di un tablet, e quindi viene segnato come biliardo 15. Ma sarebbe il biliardo 7. Ma io volevo fare anche un ringraziamento pubblico, come minimo, al nostro Mirko Bianchi che ha omaggiato i nostri due pargoli di due tablet nuovi di sì, pacca. Sì. Si era dimenticato gli gli di darci i caricabatterie e ce li ha portati stamattina. Esatto, insomma, caricabatterie ora eh, universale. Sì, sì, Però ha detto: chiunque. Tenete questi <ride> che sono più belli. Quindi, grazie al nostro Mirko. Sì, i nostri figlioli hanno, ieri, gradito. Ieri, hanno gradito, brillavano di luce propria con questi tablet. Sono andati via, non l'hanno messo neanche in borsa delle mamme, sì, sì. abbracciato così. L'hanno abbracciato fino a casa. Un buono. Ha realizzato il pallino? Eh, eh, non eh. sei attento, socio come sempre. Sì. Eh, vedi, meno male, attento, Bianchi che ci conferma: Mirko, ma vieni in diretta a fare i saluti. No? Non ti sentiamo mai. Buongiorno, Mirko, Bianchi. Parlare. ah già è vero eh, è, Mirko è, non, è, è sul set è vero, eh, è sul alle set. spalle del set mi manca un po' Mirko vicino in regia l'opera sì, di guarda. disturbo sì, sì. <ride> e intanto qua fa quello che può Massimo perché era in posizione di feroce stevola cinese con la palla battente praticamente legata al pallino eh, rimane un'altra volta difficile. Fisse fisso. 4 mm. Che forza diamo? Ma quella, la che, ti quella che ti pare. Perché... Ma mica tanto perché riprendersi il tiro con il pallino no, lì no, in faccia capito, è un volo. No, eh. che, fa che fai 14 e eh. hai chiuso? Perché era 46. 46. Ha fatto 14. Sì. Eh? Ha posto. Allora... <ride> Pu ora può tirare quello, quello che, che vuole. vuole. Io credo che tirerà la Chita al massimo. <ride> Pubblicità per noi. This championship is being played with the new Aramith tournament set, featuring a unique molecular structure. It guarantees razor-sharp precision and unsurpassed longevity. Unquestionably, the best pool ball balls in the world. This set is available in a TV and a value pack version, as well as in the new My Aramith range of ball and cue cases. Now you can bring and play with the best ball set everywhere you go. My Aramith, bringing new dimensions to your billiards experience. Dai, dilla. <ride> no, no, pensavo al Massé Massé rimane dritto a 14 56-21. Non ha fatto una cosa banale. comunque No, non, non ti ho detto che ha fatto una cosa banale. Però insomma Non che non avessi ci... realizzato qualche. Guarda, che non è raro. Se ci pensi, tante partite le abbiamo commentate. Dici: va bene, si è messo a 55. Non sì, però, 21. vai intorno al pallino. Vai nei pressi del pallino. Eh, eh, cominci a avere un vantaggio di 30 punti se la guardi al contrario diventa un punteggio di 48 eh? cioè, sì. 40 che manca all'altro e 8 che però manca ti a te. Dico, è un ragionamento che non la perdi niente. dopo, non la perdi su quel tiro lì semmai chiaro, cioè. chiaro. però è un ragionamento che ho deciso di non fare più cioè è chiaro che se c'è da tirare permettersi Ma per mettersi io, fa... io tiro il fisso, poi anche se rimango in un altro fisso preferisco non andare a non che non 50 tiri 2. il fisso, però il fatto di mantenere l'attenzione anche con il grande vantaggio sì però secondo me l'attenzione con il grande vantaggio la devi avere quando, può, quando il tuo avversario eventualmente può essere rimonta non quando hai da fare il tiro per andare in chiusura chiaro, e acquisire chiaro. più vantaggio l'attenzione andare... ce la devi mettere dopo non tanto lì per non farlo battere dopo e te magari ti segni due per mettersi vicino alla chiusura anche quindi ha un, un punteggio di chiusura anche un tiro rischioso, assolutamente, ha ragionato tante volte. Stavo guardando, notando l'eleganza anche di, di Paolino guarda com'è elegante, con, con gilet e, e cravattino abbinato. Oh, Paolo è sempre elegante. Sì. Poi diciamo Paolo ha un fisico che presta all'eleganza. Eh, Paolo secondo me può mangiare un leone e non ingrassare un etto eh. non è che non ha la pancia mm. <ride> ha l'incavo ce l'ha al contrario e qui farà sì. girare questo pallino che invidia parecchia se almeno questo pallino che non gli ha giocato per i bilidi gli gioca per la difesa è eh, relativo eh. Mm, secondo me poco Perché eh, questa bricollina ad appoggiarsi bric... al 4 eh. Eh, magari non credo che si appoggi anche al 4 però poi dopo chiude tutte le strade questo pallino eh. attenzione eh, fa l'errore che non, non si aspetta. doveva fare eh, e anche che non mi sarei aspettato mm. da Paolo sì, e tutto sommato ti dirò che è andata più che bene perché più Sono avanti, legato. più alta è andata la bianca anziché la gialla, se no, avrebbe perso un traversino. Anche se c'è parecchia vicinanza tra le due biglie, ma e qui deve battere a ritirata. non è semplice neanche ricavare una buona difesa da questa ritirata è eh perché devi, devi capire dove mettere la, la gialla secondo me la spinge alla corta cioè la fa muovere tanto la, la gialla non, non tanto alla corta ma la staccherà dalla lunga vediamo bravo bravo eh, mi sa che guarda è rimasto lungo Gianluca mi sa che vedo Sfilato lo lungo? Mm? mi sa di sì allora, io devo guardare, devo smettere di guardare la zona, perché dal... Vediamo lungo ma non lunghissimo, mi sembra... Ma eh, vederla dal vivo mi sembra la veda tutta, però... Qua da passaggio a Birilli. Uh, secondo me la sì, vede tutta. Sì, 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 sì. sì, sì. Strator. Sì si la vede piena. Addirittura da girone la vedeva. Da giro da giro. Scusa, giocato il giro a Gino. Mi sembrava proprio abbastanza da manicomio, eh. ma relativamente con quel colpo, con quel colpo lì. Cioè... No, peccato la distanza, eh? Cioè, era abbastanza impegnativo. Guarda, qui c'è una posizione a meccara, si, sì, qua. Ha fatto il, di, il, il barbatrucco <ride> fatto di, dieci, di rientro. Discuss di, di scambio, così erano, eh, si. Sì, sì, sì. Ecco, questo lo sì l'avrei accettato ieri volentieri. Bellino Valerio, che ha fatto un bel, bel percorso, Gumina. Mm. Eh? Che era andato avanti, Gumina, anche nel, nel tabellone, lo guardavo ieri sera dai, dalle statistiche di gestione CS, è andato avanti anche nel tabellone a San Vincenzo. Eh? Eh, a Sanvezzano ha fatto una vittima illustre, eh, Valeria? Sì. ha battuto Agnorelli, Agnorelli, Agnorelli. guardavo proprio ieri sera. Comunque, Iuri poi si è rifatto subito alla prova in Gallipoli, entrando nei professionisti. Mm. Non, ci, non staremo tanto distanti. Perché da qui a un mesetto, nemmeno eh? ci rivedremo. In quel di Marina di Ragusa, no, aiuto grave errore di Alfredino. Eh peccato perché guarda che ricamo aveva giocato. Questo era un capolavoro. Eh. Questo era un assoluto capolavoro. Che peccato. È un errore che non ti aspetti, infatti <ride> Mi ha scappato un no. Anche se sembra che, che faccia tifo per Alfredino, però sono, sono no, rimasto davvero sorpreso. De, ci mancherebbe questo, il tifo per uno per l'altro, di, di questo errore. Facciamo il tifo al bel gioco, dai. Mm. Si. Sì, dicevamo che sono intanto. Vediamo l'acchito di Spadaro che non sfrutta al meglio. Fa il 2 interno. Questo biliardo aggancia tanto. Mm. è un 2 fattibile pur senza rimpallare. Sì, tra l'altro, non era facile fare quel 2 senza fare il pallino. Eh. è passato. È molto più semplice fare 3 che fare 2. Esatto, eh, esatto. e dicevamo degli appuntamenti molto fitti in questo, in sì. questo periodo. Um, sei tu il delegato, eh lo so. Però social, mi, mi devi dare tempo. Ci sono gli appuntamenti internazionali che li diciamo dopo. Sì. Allora, la prossima prova sarà Marina di Ragusa in Sicilia, chiaramente dal 26 marzo al 4 aprile. Noi, allora, le dirette incominceranno subito dal primo giorno, quelle non commentate, il commentato chiaramente dal sabato, quindi dal sabato 2 aprile. Poi successivamente alla prova di Marina di Ragusa dopo un mese. Quindi dal 23 aprile fino al 2 maggio ci sposteremo a Salerno in Campania e poi il grande finale a San Vianzan dal, mart dal martedì 21 giugno fino alla domenica del 3 luglio. Questi gli appuntamenti per quanto riguarda l'attività istituzionale della FIBIS Challenge. Fitto anche il calendario <coughs> europeo, ci sarà. Dal, 15, dal 12 al 15 di maggio la Coppa d'Europa 5 Birilli National Team i nostri atleti convocati a rappresentare quindi l'Italia agli ordini del CT eh, Vincenzo Olivo sono Michelangelo Agnello che tra l'altro ieri era qua a provarsi nel nostro... il gilet <ride> E giuro che se ieri potevamo registrare, <ride> avremmo creato un video virale da mettere su, eh, su YouTube. Sicuramente su tua figlia, che gli ha detto: 'Michelangelo eri, eri più carino tre anni fa, adesso mettiti la mascherina'. Okay. <ride> Va bene. Allora, Michelangelo Agnello, convocato chiaramente dal CT Olivo. Poi Michele, Michele Gatta, penso a, a, a una delle sue prime, se non la prima, esperienza in campo internazionale. Matteo Gualemi, Andrea Quarta e Pierluigi Saniella, insomma, c'è di peggio eh, da schierare. Mm, certo. Poi dal 2-5. Dal 2 al allora, 5 Allora, noi non anni... ci hanno convocato chiaramente per impegni personali, l'abbiamo detto prima. Al sì, GT, certo. Sì, sì. Abbiamo, abbiamo... comunicato che insomma, non eravamo... abbiamo, Non possiamo, eh, esatto, so, esatto. Di farsi una ragione. <ride> dal 2 al 5 giorni ci si sposta in Belgio a Roslare, che è una dei, uno degli appuntamenti che è stato classicissimi per la Coppa d'Europa a uh, 5 club. birilli per club. Poi dal 4 al 7 agosto ci sarà il campionato europeo individuale a 5 birilli a Renders in Danimarca. E poi vabbè, dal 20 al 25 settembre ce ne andremo al sole, speriamo rimanga di Sardegna per il campionato del mondo. Speriamo sia buona la terza, no, dai, questa non sì, la terza è per forza buona, È stato e... già rinviato due volte per Covid, quindi speriamo poi c'è l'appuntamento ultima di... ma solo per elenco eh, per ordine di elencazione Però quella più vicina, ma ovviamente. quella più vicina dal 7 al 10 aprile a Desio in provincia di Monza e Brianza lo Euro Youth 2022 che vedrà protagonista la carambola trasponde per la maggior parte individuale under 21 individuale under 17 la carambola libera sempre under 21 e under 17 per quanto riguarda invece i 5 birilli ci sarà L'individuale under 21 e il biathlon, under 21. Chiaramente, il biathlon è la specialità che uh, unisce i 5 birilli e la carambola a tre sponde. Vediamo se riusciamo a capire quali saranno gli atleti italiani convocati per, uh, per questa manifestazione, magari poi lo Soprattutto gli under, 20, gli under 21, sarebbe, sì, sarebbe uh, per i birilli che sono quelli che diciamo conosciamo sì. anche di più. Sì. E allora 26 a 21. Dagata è under 21, a parte è giovane ma non credo sia under 21. Domanda di riserva, grazie, no. non la so. Allora dicevo 29 a 21 per Alfredo Massimo in questo terzo set. Non gli ha fatto pagare un errore Paolo Spadaro. E poi poco fa ha tirato fuori uno sfaccio Alfredino da 12. Uno sfaccio all'Alfredino. All'Alfredino, sì. Buon Tra l'altro oggi è impegnato anche in una, in una semifinale di Coppa del Mondo Zanetti eh, contro Jasper in Turchia, ad Ankara è iniziata alle 9 quindi più tardi vi daremo vi, conto vi daremo del, del, risultato. del risultato traversino a rientrare per, per Alfredo che eh. aveva buono anche l'impatto con il pallino eh sì ci aveva fatto secondo me molto affidamento sull'impatto col pallino anche se era piccolo eh, perché era molto vicino alla lunga se fossimo stati sul set di Occhiare all'Oscuro, qualcuno avrebbe detto questa palla va in buca. <ride> Famosa frase detta da Francesco Nuti all'Oscuro, in, in una delle scene più famose del film. Non so, e te da dove tu vieni? Eh? <ride> Un bel giro, intanto, per Paolo Spadaro. Torinese, ma di origine siciliana. Alfredo trova il punto di palla che non vorresti mai prendere. Ed è motivo per cui su queste palle bisogna mentalmente stare proprio sulla palla, cioè si tira per prendere la palla di prima, e in difetto di ciò si trova l'ingresso massimo, se no si trova spesso e volentieri questo impatto. Decide di giocare a scendere, vista anche la posizione del pallino, Spadaro, disegna bene, disegno che però non gli porta in dote nessun punto. Eh, però tipo, è di forte andata una bella difesa. Una buona difesa. Diag diagonale ovviamente. allo spazio per andarci ancora di parabola perché è libera la parte destra di Biglia dove deve imporre l'effetto Alfredino. Ma bisogna diciamo solo stare attenti di non prenderla di prima perché se si aumenta la forza si rimane di traversina. Mm. Se si tira di due la si prende di prima è un classico. Eh, invece Bravissima. si incastra bene di due Addirittura si incastra fin troppo Tanto da non realizzare Nel a 3 e lasciare uno Spondabilia Qui molto sfortunato Alfredino eh. Sì Infatti ci sta pensando Alfredo Io me lo immagino il suo eh, effetti oggi Effettivamente ha preso sì. il punto Giusto ma vuoto sì. Buon per lui che Spadaro Momento non... di appannamento comunque per Spadaro eh? Non è sì, comunque si, si è tutelato bene con la forza eh, certo. perché fare proprio un disastro è un volo eh, al momento che entri tanto. Lui si è tutelato giustamente con la forza perché era ragionevole pensare che se non ti, quella lì è uno spondapalla che fai molto di steccata. Ecco, sì. se non ti parte la steccata, dando quella forza ti tuteli di più. Beh, e guarda, invece amavo. tu invece. Mamma mia, che bel capolavoro di Alfredino, questa la gli ha contato i giri. Bravo Alfredo. Il premio è arrivato al tiro successivo, eh. è un premio complessivo rispetto all'altro capolavoro che aveva fatto in precedenza, che non aveva avuto una buona sorte. Al volo Spadaro dalla lunga di sinistra questa è una bellissima da salvare eh, non la salva Spadaro si vede un piccolo bonus di due punti ma proprio brutta una di quelle posizioni che una delle rare posizioni di palla al volo che non mi piacciono e sono realmente poche e qua che dici giro o di striscio sembra di tutte e due il pallino insomma è in arrivo su quel giro lì ma di credo gioca di un'altra mi venisse voglia di tirare il 7. eh lo conoscerò Alfredino eh? e <ride> eh, insomma tutto sommato, un buon bottino: 5 punti, tanta distanza con questo pallino che crea una sorta di disturbo in Steola cinese a Spadaro. pensavo che giocasse per il 3, eh, mm. non si che per i brilli. No. Io ci avrei... Io avrei cioè, personalmente avrei tirato tre. Perché di Ma quella... Era molto più bersaglio, c'era anche molto più controllo a tirare il 3, no? Sì, perché quella bevuta lì è tutt'altro che... Perché per non, be per non bere lì devi, devi avere il cuore di mirare il rimpallo. Però a 33 mirare dall'altra parte hai più palla. Ma hai più palla poi dopo, puoi far correre hai più strada buona prima di arrivare al castello, quindi puoi dare anche una forza diciamo con più tranquillità. Di 2 la prende internamente e paga 4 punti Alfredino. Paga 4 punti che avvicinano ancora di più Spadaro a quota 40 e offre una tre sponde di calcio sul rosso, eh sì. un tiro che i giocatori di Biliardo hanno affrontato milioni di volte, infatti, e qui si andrà ad una serie abbastanza importante di tiri di calcio. Eh, ma una serie che così come sono penalizza Alfredo perché adesso è portato a 47 e eh, chi è più avanti chiaramente eh. è avvantaggiato però anche vero se ripassa avanti lui poi è avvantaggiato lui Eh, Alfredino cerca di interromperla subito questa serie realizzata è arrivato il rosso. rosso, bravissimo 50-47 quindi si toglierà dal castello perché, anche perché vede la biglia a spadaro striscio di scambio, C'ha il giro penso batta giro Deve accadere quello che qualsiasi giocatore biado non spera di fare quando non c'è il rosso. Spadaro, Spadaro va più che bene, che realizza quattro punti larghi. Quante volte ho visto ripassare sul rosso che non c'è? Eh? Quello disturba, eh? disturba ma ti... <ride> ti, ti batte in testa, eh? ti disturba già in preparazione <ride> perché tiri senza un obiettivo. Perché esatto. dici, non ho il grosso da tirare. No? È bella Bravo. uscita di, di Alfredino, vediamo l'impatto col pallino, Perfetto. è abbastanza benevolo, tanto da non perdere però, Steola al tiro successivo. Però, però c'è libero lo sponda palla, credo, Il eh? pallino credo che non disturbi sullo sponda palla. Anzi, anzi, ha una guida. Anzi. effettivamente si, si poteva impattare no oh. non ha fatto il pallino da 4 incredibile incredibile come ha fatto a non fare il 4 eh, secondo me perché non gli ha dato effetto Gianluca. ho capito ma si, si deve essere smaterializzato il pallino eh, insomma guarda gli è partita quasi liscia eh. pallino da 3 per Alfredo, eh, attenzione. attenzione, lascia questo palino da tre. Eh, Quindi io gioco a gancio forte alla lunga Eh batte girone. Ma dici si stoppa lì o gira anche con no, la sua? Gira, gira, salta indietro e gira. Se lo gioca, mm. Dio, non è che corra tantissimo eh, con la sua, ma secondo me fa cambio palla. Cambio palla. Addirittura vedi quell'entrata lì. Eh, mm. de, de, devo, mi, mi spegni lo strato. oddio Oddio. Per il cambio eh. palla fai giro però non fai girone, certo, eh. certo, no, mica fai girone, no. Girone intendevo per l'arrivo, sì, per l'arrivo eh, al pallino. Beh. Sì, sì ho capito 6-3-9, Bazzica. Alternative vediamo. Alternative... ma se fa 6 lo fa il, sì, lo fa il pallino sì, 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 arrivare al 35, a farlo. Da... Arrivare a farlo. dal 10 diciamo arriva i birilli, arrivano i birilli. Quindi. Ma guarda, che eh... ma poi secondo se me, me fa il cambio palla, secondo me non lo tira alle 4. Tira il sì, cambio sì. palla, no, tira l'angolo. Allora. Bravissimo. 8 punti, Mamma mia, si mette a 50, eh, ma non è mica rientrato, sai. Non ci è arrivato. Eh. No. Ma io infatti quella corsa lì la vedevo. Eh, guarda che a mancarti 8 si può battere, ma a mancarti 9... Ora c'è angolo e pallino, eh. Il pallino di 4 è un cestino, non gli si gira dietro. No. Quindi basta un berillo di angolo. Bravo Mas bravo bravo eh. Mas eh, Rive rivedibile perché aveva un punteggio in cui non poteva chiudere il pallino da 4 non avrebbe potuto farlo tirando l'angolo Spadano, e quindi ha pensato di tornare. Stavo guardando, di Vabbè. andiamo in pubblicità, poi cerchiamo di capirci qualcosa? la riproponi. Ecco, sì. dato che sono un po' ce la riproponi, esatto. il ti, ce lo riproponi il tiro di spadaro dove ha realizzato. Ecco, fermo lì, fermo, 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 fermo. No, Dall'alto dall va bene. Allora, lui ha pensato o ha pensato di ritornare in difesa o ha pensato di, di andare di, a, messa andare così, a eh, ha pensato se no, non andava di là a vedere. E eh, ho capito, ma come fai a pensare A parte che rimpalla, in palla se va a 4. 4. Eh, è impossibile. Vediamo come scambiano eh, se gli mette un goccio d'effetto in più, rimpalla per forza. Eh, ma lui probabilmente ha pensato a quello: perché se no non... di ritornare a pallino. Eh, perché poi, tra l'altro, se la fa più larga, rimane ancora più fuori, no? O, o di dica: la... no, perché ca cammina di più, cammina di più, si... difende. Se la fa larga. Difende. Quindi ha fatto gli stretti. Vediamo il tabellone finale. Eccolo qua. Allora, partiamo dall'altra dall sinistra. Fillia con Sicignano 0-0 e avanti Gomez 2-1 su Lopez, ma Lopez è avanti nella nella quart nel quarto set. Ha passato il turno sia Mignolo sia Rossetti a discapito di Panzica e eh, Gargiulo. Ha passato il turno anche Cosci contro Biagio Esposito e sono al quarto set, anzi mi sa che sono alla bella. Porta e Summa complimenti perché Porta Come sta Gianluca, facendo davvero. Una, una grande Fibis Challenge e avanti 2-0, belluta su torre ed è addirittura d'arrivo anche nel terzo set. Eh, l'incontro tra Spadaro e Massimo che vi stiamo trasmettendo, ha passato il turno 3 a 0 Alberto Forestieri grande Alberto, Bravissimo, una al vittoria be. di assoluto prestigio sono al, terzo set Agnorelli, al quarto set Agnorelli-Riondino, avanti Riondino 2 a 1 poi è stata chiamata la partita tra Marco Sala e Riccardo Nuovo Carmine Ianni è eh, al quarto set contro Stefano Lasso, ma Alasso mancano solo 5 punti per il passaggio del turno eh, sono al terzo set in una partita tiratissima Odino Crepaldi contro il Bertone Nazionale Putignano eh, al quarto sette eh, Tommaso Capasso contro, contro Barbini 3 a 0 di Di Mola contro Scorza e Parisi tra poco se la vedrà con Vincenzo Consagno che bella prova eh? mm. E intanto godiamoci gli highlights di questo incontro e in pausa audio qualche minuto andiamo anche noi. Ed eccoci tornati per seguire il quarto set tra Massimo Alfredo e Paolo Spadaro all'Achito. Spadaro nei set pari ma chi, uh, ha chitato Spadaro e nel secondo set dopo l'Achito di Spadaro ha commesso subito un errore Massimo Alfredo. Vediamo se saprà invece rispondere adeguatamente all'acchito del torinese. Decide di rompere subito questa posizione di, con questa mattonella dalla corta. Ricava il pallino da tre. lascia le biglie in una posizione a vista ma una posizione molto ibrida in cui le scelte possono essere molteplici vediamo quale decide di scegliere Paolo che è molto indeciso sa. o un traversino di prima o un giro ha tirato lo striscio di mezzo colpo a richiamare la sua biglia eh, purtroppo una conclusione non coronata da successo no mm, Paolo... anche poco gas gli ha dato Giarduca eh. questa la tirata come si dice la <ride> nasce no, originale e eh, non gli è partita traversino vediamo con che forza secondo me è veloce e qui non mi troverebbe d'accordo. Forse è il pallino. Sì, la piano. Perché? Ma sai, sono anche sensazioni, eh? perché delle volte ti metti giù e pensi che le biglie si avvisino. Non so se è mai capitato, no, non, non è un ragionamento su che non su faccio. Altro questo, non, faccio su questo non no, lo fai. No, no, Visto, era puntato dritto effettivamente di una passata. No, anche perché ti ci puoi mettere davanti e anche se rimani di bricolla. A me se non concesso, è una bricolla che lui gioca col pallino davanti. Insomma. Sì, sì, no, quello sicuramente. Però um, molto secondo probabilmente... me ci condiziona. Guarda, secondo me ci condiziona. Io ho parlato del kick con dei giocatori di Snooker. No? Mm, vuoi sapere come ti rispondono? Se, prend... se si prende, si abbraccia la sconfitta. Eh no vabbè, anche perché allo snooker non è che hanno un'alternativa, cioè, il problema è quello lì. Sì Nicola, eh, tante, so. volte, tante volte siamo troppo condizionati dal... Allora, si da fuori un capolavoro asserino. di Alfredo. 9 punti. Guarda, è vero, noi siamo anche tanto condizionati, l'abbiamo detto tante volte, no? usando la frase forse meglio sa sarebbe non saperlo anche da determinate pendenze che ci sono, lo sappiamo sono fisiche il campo da il tavolo da, da il tavolo da snooker è, è una volta e mezzo questo no, e ti dico che ci sono delle pendenze a volte, ma, ma non io te lo dico, me l'hanno detto proprio loro e a volte sanno di subirle e ti dicono vabbè, a volte ce l'hai a favore, a volte ce l'hai contro Mm, pff, ma senti sulle pendenze, non, non sono propriamente d'accordo perché loro hanno un panno che secondo me, quel tipo di panno lì, secondo me cancella anche tante pendenze. Ti dico la verità, no? Ce ne ho due, ce ne ho due in sala, Carlasco, di, 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 di snooker, e a volte anche volendo. E sono tavoli regolamentari, ci fanno attività. Ti posso garantire che, anzi. Anzi, comunque bene. sul kick loro non hanno alternativa mentre noi su questo gioco hai eh, l'alternativa possiamo scegliere eh, sì. eh, loro eh, non è che possono scegliere tirare forte una palla che devono tirare a scorrere già cioè, sì, sì. Ah, magari hanno quell'alternativa lì ma su una porzione di bilia eh, non ce l'hai l'alternativa eh, la porzione è quella sì, cioè, ripeto, <ride> allora bisogna, bisogna poi devi curare un posizionamento dopo quindi So non è che fai quel tiro lì. E poi sta all'avversario, poi sta ancora a te, certo! certo. <ride> Comunque se fai buca, secondo me, un pochino bisogna fare di necessità virtù. Obiettivamente, provando, proviamo a ragionarla così. Sappiamo che si avvitano ogni tanto. Per Ce esempio, già io in Acchito eh, vedo tanto che tirando l'Achito, quella per mettere il pallino. Io vedo che si inzuccano tanto quindi, il gioco forza, io mi sono concentrato su un altro tipo d'acchito. Poi no. dici: Non puoi mica vivere ne, Bravo. Ne, nel. Eh. Bravo! No, no. però, effettivamente, quando ti capita, il primo tiro lasci sfaccio. Eh. Pensi, potevo scegliere anche altro. No, no, non, non faccio più quel ragionamento. Cioè, secondo me, sono tutti quei ragionamenti che se ti puliscono un po'chino ti mettono tranquillo non farli, dici vabbè se ti pensi ti succede, eh? Eh. ci sta anche quello. 25-7 per Massimo Alfredo eh, in una partita che ha beh, visibilmente un nodo con Alfredo che con la chiusura del set precedente si è molto rinfrancato e Paolo che è andato un pochino in sofferenza. Vediamo cosa ci regala Alfredo. Giro falso giro per il pallino 3. No, mm. come disse una volta Saniella, bisognerebbe essere la testa di Alfredino. Se non è tirato il Giro. Nascente, eh. mm. beh, sì. Data la forza, no. posso dissentire. <ride> sì, 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 vogliamo bene Alfredo, ma in effetti, forse non c'era bisogno, anche perché se dai. Il là a Spadaro di, di recuperarti, lui non è che attende tante chiamate. Eh? La prima ti, ti stampa subito 13, come, come è successo, effettivamente. Io a Spadaro <ride> piacerebbe tenergli il braccio <ride> bello, buonino, perché eh, non che giochi male di sponda, però eh. insomma, <ride> magari di sponda 13 non te li fa esatto. eh? la media te è li fa in due colpi anziché in uno solo. All'attacco ancora eh, Alfredo. Di adrenalina Alfredo. Sì. questa è di pura adrenalina. sanguigno. Eh. Il nostro. Parte vuota. Sì, non era semplice. Far vuoto, vuoto, vuoto. Eh. <ride> Bisogna impegnarsi violentemente. Sì, Anche perché se la sbaglia di meno fa tre. E poi con due biglie che girano. Eh, penso che una considerazione possa anche aver fatto. Eh. Ma sicuramente l'ha fatta. Infatti l'ha sbagliata dallo scarso, non dalla grossa. Certo. <ride> Secondo me ha fatto proprio quel ragionamento lì. Lui ha proprio... sì, lì ti viene facile sbagliarla dallo eh. scarso e dalla grossa, rimpalli. Eh, guarda un po'. Guarda anche di calcio a Spadaro? 4 che... punti per Spadaro su questo gancio. E la giocata perfetta. Eh, guarda, mi hai anticipato proprio la forza del 10 quando avete il gancio a 10 se volete sapere qual è la forza corretta da dare è questa qui eh, devi riportarla al 10 guardate in due steccate eh. come cambia come cambia una una partita due steccate e non è finita qui eh, passa anche di giro mm, credo proprio di sì sì, 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 passa ne avanza se prende il pallino lo fa strettissimo o larghissimo manda lo strato in diretta Mirko vediamo se darà questa forza bravo Gianluca eh? eh? eh là? <ride> tac che tra i di giro le conosci bene bravo eh ho studiato eh, sì eravamo 28 a ha fatto 13 poi qua 25 eravamo 28 a 7 siamo 32 a 28 parziale aperto di 25 eh, a 0 un po' rivedibile la tattica di, di Massimo Alfredo su quel, tenta quel tentativo di girone a scendere tutto biliardo sotto sponda eh Quindi ah no, puntava al buono all'inizio. E ora cerca di battere in ritirata. Speriamo che non sia tardi per Alfredino. E qui esce bene. Sì. Sì, qua stava ragionando un eventuale impatto sul pallino da 3, sulla scarsa, che non, non, gli avrebbe, non gli avrebbe dato la possibilità di difendere o almeno meno possibilità di difendere. Bricolla per Spadaro. È buona anche la forza, vediamo se la tiene dentro. Sì. E di Ruffa. Gioca spesso anche la candela di taglio Alfredo su queste palle. Mm. si sta puntando per vedere se la vede l'angolo no 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 mette l'infetta a destra prima ho guardato se se vedesse una porzione per l'angolo poi dopo ho guardato la candela ma poi alla fine va di garuffa, dai. troppo più schematica l'hai giocata troppo più volte eh? no? ma guarda su questo svantaggio eh. Quando sono. Sai perché? Perché su un biliardo regolare ha una traiettoria abbastanza fissa quando ce l'hai così a svantaggio. Non è che poi gli dai il taglio massimo. Se l'hai provato, dici passi sempre di lì. Non è che può cambiare più di tanto, meno da sfumare, eh. Bravo. Spadaro si prende un buon 2. Ha avuto un cenno di, di si stizza. Si come è abitata eh, Un pochino, sì. La radice era di scena meglio di così, eh. Secondo me si è spostata anche molto nell'impatto con la palla e qui l'alternativa è tra la mezza garuffa e il 5 di calcio. Di 5. questa ba larga larga non mi pare eh. aiuto è una sbagliata di anche di tanto eh, Alfredo avevo seguito fuori diretta la prova a biliardo di entrambi e il 5 sponde era 5 sponde abbastanza naturale al 30 dava cioè il 5 della sponda corta va per intenderci dava il um, la testa dei birilli, quindi una, una traiettoria da biliardo classico biliardo col panno nuovo regolare, ecco, ordinario. Ancora forse all'aperto eh, 29 ventinove a zero. E due, di prima e ancora 2. spadaro bel parcheggio ma eh, non mi sa che è attaccabile d'angolo. angolo eh. si sì. la vede tutta si si forza a venire giù senza a prendere tutto quello che viene perché lì il tiro te lo dà davvero lo, lo scambio tra la corte e la lunga quasi imponderabile buono eh, solo due punti però un po di rammarico per Alfredo che Non la vede da giro è facilissimo. Questo passaggio. Eh? Questo taglio, Ma sai, Nico. 38, 38, 38 a 30. Puoi anche pensare no. alla bricolla. Eh? La bricolla se gliela fai 38 a 30, è eh, eh. appunto per questo ti dico. Eh, infatti, secondo me sceglie la bricolla. No, decide di stare su sul passaggio passaggio come lo giochi Gianluca di striscio di striscio Triscio stretto, stretto. E corto. per andare al centro la sua va in angolo a sinistra si è avvitata anche questa non c'è stato uno stacco pulitissimo eh, però mette la sua in buca Forse sai che non sei abitata, se no non avrebbe no, no. no, no, pulito, pulito. Se no, non avrebbe avuto quella corsa. È bello anche come disegno, da, è da studiare. Questo qua, eh. io non, non, non vorrei tirato, che avesse tirato proprio il pa pallino da tre. Eh, bravo, che avesse mm. proprio pensato, però, non pensavo che avesse il la, la forza della corta con il pallino da tre e la tua parallelamente nella buca, cioè con la conseguenza di portare la tua nella buca. Quindi pensavi la tua corresse di più o di meno? Sì, no, pensavo corresse di più a dare quella forza lì. Eh ma infatti se fa il pallino da 3 corre di più perché la prende più scarsa. Quindi la pressa più grossa. È andato eh, in bocca se, se fa il se. 3. Ma è quasi un bene che corra di più, perché anche se corri di più ma non. No, vabbè, poi comunque se fa il 3 fa il 3, cioè nel senso. Se gli dei del bigliato si vuole lo fai dalla corte addirittura. È, bello, è, bello, come, è bello come disegno, da ricordare perché mm. potresti una di quelle rimanenze a vista che possono essere interessanti invece. Mm. La del non avevo... girone mi sembra libera, no? Sì, sì. Ora, magari non ci sono i larghi, i larghissimi dal no, la rosso scelta. Manda lo strato in diretta, Mirko. Dai, non la deve fare da, da quattro larghi da due largo però va di due perché secondo te va andato di due? Uno non si sente Uno non si sente tranquillo in colpitura ma vedevano scenti di bigli e vedevano lunga è abbastanza sì, scontato sì, sì. Ah, magari è semplicemente un momento che non ti senti sicuro del punto di palla che prendi e, e dici ok la bricolla è un tiro, è un tiro che prevede sia attacco che difesa e eh, mi rifugio in quello. Buono, buona la risposta di Alfredo, due punti. lo pensavamo dietro al tavolo di regia invece arriva come un condor Fabian Hartl a tenerci compagnia il nostro fido Fabian È venuto a verificare il microfono per le interviste sì perché io delle volte lo lascio acceso gli faccio scaricare le batterie sai che anche qua siamo nel dubbio totale secondo me tira le quattro a ruffare Alfredino eh sì se parti da sto partendo dal bordo eh. della palla apposta per vedere quanto passaggio ha vicino al, al birillo forse il giro sai questa è mezza palla tira il giro di storno la qualità di colpo eccezionale, l'ha pesa troppo grossa comunque aveva margine perché la sua battuta a 10 eh? sì. quindi con le doti balistiche di Alfredino secondo me poteva ancora sostenersi prendendola ancora più scarsa che anche qua di seconda stando, prendendo il pallino al centro poi staremo a vedere no, no. Qua, qua, qua ha tirato sventaglina, qua, qua non mi trovo assolutamente d'accordo Però rimane sempre in queste posizioni un po' ibride. Sì, diciamo sono, che se c'è stato un po' sono, del di fortuna esatto, è andata sono più. Tante volte Massimo che, che, che deve affrontare dei tiri dove le scelte sono, sono molteplici. Quindi... Ce l'ha lo striscio di sotto? Ma Credo di sì. Eh, anche perché... Aveva addirittura a incrociare. Lo strisce a incrociare. Eh, non è un buon termine. Corsa per, no. eh, per Alfredo. Perché qua il 4 è fatto, e vediamo come, addirittura lo sfaccio. Il 4 se lo fa, lo fa di ritorno. Fa subito il pallino da 3 che non sposta tanti equilibri 41 34 un momento strano eh? mm. si sì, è un po' confusa questa partita eh? questo, questo set quella che io chiamo la partita da social quanti estratti? Poi vedremo. Gancio per, per Alfredo. Vede solo gancio, dici, eh. secondo me vero no. che la ve vede anche altro ma però... perché vedevo che non mi sembrava oriente, con quell'effetto lì non gioca il gancio eh, per quello che te lo sto chiedendo sembrava puntarne molto di più prima quando si è ah, okay. ah. Eh, a parte vuota anche per il pallino e qui il tiro che probabilmente il tiro che probabilmente vorrebbe tirare adesso Spadaro, uno dei tiri che vorrebbe tirare più volentieri visto il momento un po' così così davanti. È arrivata questa palla? Mm, credo no. di no, credo che abbia a disposizione. No, no, è proprio libero il passaggio per il giro. Sullo stretto, solo due punti per Alfredo che si guadagna, però, il centro del tavolo. Garuffa adesso per spadare. Ecco, allora, questa che 7 è venuto fuori 7 stranissimo. Questa eh. è una delle garuffe da stare, secondo me, attenti. Perché se li prendi proprio il punto il marcio marcio grosso faccio comodo, sì. qua sarebbe l'ideale. dire tiro il 4 di pelo o il 3 di entrata massima Allora eh, entri al massimo, infatti, guarda com'è stato, mm. è stato molto attento, bravo qua. Bravo Bravo, bravo, bravo. Comunque, un set davvero strano. È andato avanti Massimo, poi ha fatto quella forzatura, ha recuperato tutto il vantaggio e adesso Massimo si è rimesso a ruota. Secondo me è un set tanto, tanto didattico: perché ti fa capire come, innanzitutto, determinati errori. Attenzione, possano, la graffia esternamente. Come determinati errori possono essere possibili. Non, e poi ti aiuta a capire che cosa fare in determinate situazioni, molto didattico, ci sta che due giocatori facciano belle cose e a volte meno belle. Anche qui Spadaro assolutamente sotto media mm. rispetto a prima, ecco qua il motivo del girone, vedi che anche adesso... Su una diagonale che non necessariamente richiedeva le tre passate, vedi come la tenuta bassa di solito è quando non sei così sicuro della colpitura, non ti fidi a lasciare andare il braccio e quindi abbassi la forza. Prima il girone, probabilmente è stato, non, non l'ha tirato proprio per questo motivo. Anche Alfredo sta prudenzialmente sulla palla, e qui ha tagliato troppo. Vediamo se si fida qua, deve lasciare andare il braccio Paolo. Pallino da 4 che può fare direttamente dalla lunga di destra o recuperando con un po' d'effetto. Qui il braccio l'ha lasciato andare, sei punti pesanti perché lo portano in partita. Tanto sono arrivati degli altri, degli altri parziali, Odino Crepaldi. Chiude con 3 a 1 in suo favore contro Alberto Putignano, passano il turno anche Stefano Alasso, Massimo Di Molla l'abbiamo visto prima, Michele Cosci, Riccardo Belluta e Daniel Lopez che vince la sfida alla bella contro Camilo Gomez. E intanto Alfredo Massimo tira fuori una meraviglia tutto Biliardo, peccato, solo 8 punti. Qui veramente poteva il biliardo regalargli la, la, il super pieno si è arrivata alla bella in Cagnorelli contro Riondino, Riondino. Sì, infatti abbiamo sottolineato poco la grafica che ha tirato fuori Bianchi che ne, nel silenzio Bianchi poi studia e ci ha tirato fuori il tabellone aggiornato con Sens seguendo ancora la partita e tabellone che si aggiorna automatico. Eh, ragazzi, prima o poi, questo farà, farà come Elon Musk. <ride> Chissà cosa tirerà nello spazio Bianchi. L'anno prossimo, pr la prima prova la facciamo dalla luna. Caro Bianchi, metteremo la prima biglia sulla luna. 44 Alfredo Massimo, 47 Paolo Spadaro. Angolo di seconda, in garuffare? Azzardo? Eh, da Massimo, no, <ride> diciamo no, ci si no, può. No, Sta puntando con l'altro effetto. lo faccio. Se sogni c'è la chiusura. C è, c è ah, c'è sì. il Pesa grossa però non prendere questo pallino da 3 vediamo se ha fatto un affare Ah, va ah. giù va giù questo berillo 4 punti di questi ultimi due avrebbe fatto volentierissimo a meno e la chiusura ora ce la su questa è proprio una chiusura da sogni perché ci sono solo 14 punti disponibili non fa il pallino da 3, lo fa e attenzione. Mamma mia, che 7. 7 <ride> confuso, nervoso. 50-48. Vediamo se molla, molla proprio al pallino da 4. Eh. Secondo te, la molla proprio al pallino da 4. Vuol okay, chiudere. Eh. eh. Bisogna proprio che la lasci andare, no, eh. più che altro deve, deve fidarsi a Mirala grossissima, eh. se molla perché spacca eh. l'altra come, come porzione. Eh, l'aveva eh. mollata, l'aveva mollata proprio per fare il palino da 4. Qui ti dirò che non so se è scelto o meno. Cioè, è vero che te la complichi, te la complichi tanto l'esecuzione, però cosa fai? Non lo tiri, non, eh. non lo so, non te lo so dire. 10 a chiudere per Spadaro con il pallino accanto. E chiude Paolo Spadaro con uh, un po' di patos ma fa suo l'incontro 3 a 1 contro Massimo Alfredo. Eh, Serenità tra scappa i due. Giocatori. Anche un sorriso ad Alfredo anche perché sa che ha sbagliato la chiusura, ma diciamo presa sempre... la prende sempre con filosofia Massimo Alfredo. <ride> gli avrò detto, Via, te l'ho regalata. Questa no, però, potevamo vabbè. andare alla vela, no? Però c'è un clima Sereno. di assoluta distensione. Sì, si Vedi, vedono gli, gli occhi sì, che sì, ridono, sì, anche se c'è la mascherina, ridono entrambi. Intanto siamo in attesa di sapere se possiamo effettuare le interviste meglio di no perché sull'altro tavolo sono sul 2 a 2 quindi esatto. non è il caso di disturbare i giocatori che giocano quindi sul biliardo 13 che sono Agnorelli e Riondino. Guarda, ti dirò che vado su e mi gusto questo finale di partita. Sì, noi ci sentiamo. E il prossimo incontro Mirko? Ancora non lo sappiamo, non lo sappiamo, però sicuramente tra pochissimo saremo di nuovo in diretta per offrirvi questo grande spettacolo da Cerreto Guidi per la quarta prova della Fibis Channel su Billiard Channel, il canale del biliardo.